si alza il sipario sulla 19ª edizione del Lucca Film Festival. Ad inaugurare la kermesse cinematografica quest'anno, Stefania Sandrelli. L'attrice via regina, che nel corso della sua straordinaria carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani, prendendo parte a oltre un centinaio di film, ha incontrato la stampa in San Micheletto, ripercorrendo le tappe più importanti del proprio percorso professionale e personale, partito proprio dalla provincia di Lucca. Io sono molto fiera di aver detto tante volte che ero nata a Viareggio, in provincia di Lucca, perché sono venuta da piccolina con la scuola proprio addirittura a vedere le ville meravigliose della Lucchesia, i paesaggi straordinari, la pappa che tanto buona si mangia a Lucca. Le esperienze sul grande schermo e sul palcoscenico, l'amore per il cinema e per l'arte, l'impegno per la parità retributiva di genere molto prima che la questione fosse portata alla ribalta internazionale dalle star di Hollywood. Questi grandi temi che l'apprezzata interprete porta sul tappeto rosso della manifestazione che omaggerà l'attrice con la proiezione di Acqua e Anice di Corrado Ceron, uscito nel 2022, e dopo le premiazioni Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Nel corso della serata Sandrelli riceverà il premio alla carriera e l'onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini. Un grandissimo ospite, siamo veramente contenti di avere un'apertura eccezionale con Stefania Sandrelli, che oggi farà una masterclass al Cinema Astra e stasera verrà premiata con il premio alla carriera del festival. E con Stefania Sandrelli chiaramente inauguriamo un festival che sarà pieno di tantissime protagoniste internazionali.